Ciao a tutti, sono Matteo Licitra, questo è UDub, il mio canale dedicato al mondo del doppiaggio e dei doppiatori. Sono davvero felice perché con noi oggi c'è Massimo De Ambrosis. Ciao a tutti, ciao, come Massimo, state? Come bene? Stai? Sto bene, grazie, tu come stai? Perfetto, benissimo, benissimo. Prima di tutto, lascia che ti ringrazi, sono veramente onorato di averti qui. Grazie a te che mi hai chiesto questa intervista, che è una cosa che mi fa molto piacere. E comunque, insomma, avere persone appassionate che seguono il doppiaggio, insomma, non è una cosa, è una cosa molto bella, vuol dire che quel lavoro che stiamo facendo fa emozionare le persone, insomma. Sì. Ho preparato una breve scheda che ripercorre un po' solo un po' della tua lunga carriera. Te la leggo. Sì. Sei nato a Roma il 14 luglio del 1964. Esatto. Sei figlio del grande Luciano D'Ambrosis, voce di Sean Connery, The First Night, e James Caan in Misery, giusto? Sì, vabbè, lui è il doppiatore vero, quello famoso è lui. Sì. E sei anche padre dei giovani Daniele e Luca D'Ambrosis, anche loro doppiatori? Sì, hanno cominciato anche loro a fare un pochino di doppiaggio. E sei contento che loro seguono il tuo percorso? Guarda, sono contento perché comunque, anche se poi quando cresceranno vorranno cambiare mestiere, comunque è sempre un'esperienza e, come diceva mio padre, impara l'arte e mettila da parte, quindi è meglio riuscire a fare tante cose e poi sfruttarle, insomma, come mestiere della vita o come cose in più, insomma, va bene così. Hai doppiato attori come Edward Norton, Owen Wilson, Steve Carell, Jason Sudeikis, Luke Wilson, Jason Bateman, Matthew Perry, Jason Segel, Bill Hader, Rupert Friend e Eric Ars, e personaggi di animazione come Yogi l'Orso negli ultimi cartoni di Hanna-Barbera negli anni 90, Carculon in Futurama, Forzuto nei due capitoli dei Puffi, Kronk nelle Follie di Kronk, Bigfoot nei due capitoli di Bigfoot Junior, Vegeta in Dragon Ball Z, La Battaglia degli Dei e La Resurrezione di F, Rex nell'Isola dei Cani, Rick Mitchell nei Mitchell contro le Macchine e Owen in A Tutto Reality. Ovviamente ce ne sono tantissimi altri che per ragioni di tempo non ho menzionato. Sì, beh, insomma, diciamo che è qualche annetto che faccio doppiaggio, ho cominciato quando avevo 9 anni, adesso ne ho 58, quindi fatti i due conti. Oggi vorremmo scoprire qualcosa in più su di te. Sì. Qual è il tuo percorso artistico? Allora, io ho cominciato all'età di 9 anni per scherzo, nel senso che un'estate eravamo a casa di Ferruccio Amendola, del grande Ferruccio Amendola, con mio papà, mia mamma e con Claudio Amendola e il fratello. Poi volevamo fare una recita per i nostri genitori, per farli divertire, e mettemmo su Il Libro della Giungla. E venne una sera, c'erano delle persone a cena, tra i quali c'era anche il Gualtiero De Angelis, il famosissimo Gualtiero De Angelis, che gli facemmo vedere questa cosa, e insomma lui mi chiamò per fare un turno. Quindi io cominciai il primo turno con Gualtiero De Angelis, pensa con chi ho avuto a che fare. Alla Safa Palatino, che oramai non viene più usata per il doppiaggio, ma viene usata solo per studi televisivi, vicino al Colosseo, e dove facevo per un piccolo film western, dove facevo il figlio di mio padre, che doppiava mio padre. Quindi, insomma, ho cominciato così. E ho fatto un pochino di doppiaggio, non moltissimo, perché mio padre comunque ci teneva che io studiassi, quindi prima cosa la scuola, poi dopo il lavoro. E poi quando, insomma, ho finito la scuola, ho fatto il militare, ho voluto fare una scuola di teatro, ho fatto il laboratorio di Gigi Proietti, dopo il quale ho cominciato a fare anche un po' di teatro, di televisione, eccetera, eccetera, e l'ho fatto per qualche anno, finché proprio non mi sono invece poi dedicato al doppiaggio, perché per fare teatro e fare televisione devi essere un po' giramondo, cioè non devi avere grossi legami, perché mi ricordo che stavo sempre in giro per l'Italia o a Milano, insomma, non ero mai a Roma. E quindi, insomma, ho scelto un po' di mettere radici e mi sono dedicato al doppiaggio, e devo dire che comunque mi ha dato anche grande soddisfazione questo mestiere. Certo,
il teatro è un'altra cosa, però anche il doppiaggio è molto bello e molto divertente. Vorrei cominciare con Edward Norton. Non lo doppi sempre tu, ma l'hai doppiato in alcuni film fondamentali per la sua carriera. Personalmente amo quando lo doppi. Tu lo hai doppiato in American History X, Fight Club, Gran Budapest Hotel e molti altri. Ti piace questo attore? È bravissimo. Credo, guarda, a livello di bravura, lui e Steve Carell sono gli attori che secondo me sono i più bravi che ho doppiato. Ti dico anche un'altra cosa, che doppiare un attore bravo è molto più facile che doppiare un attore che non è bravo. Che l'attore bravo basta che segui lui e fai quello che fa lui. L'attore che non è bravo devi cercare di non seguirlo e devi cominciare a inventarti tu qualcosa per renderlo un po' più credibile. Infatti pensa che la cosa più difficile da fare sono i cartoni animati. Ah, penso che li ho sentiti tantissimi io. Sì, quella è la cosa più difficile da fare, anche proprio tecnicamente, perché il cartone animato non respira, non prende fiato, no? Quindi dagli occhi. E tu gli devi e c'ha dei cambi talmente veloci che è molto difficile stargli dietro, insomma, doppiare un attore in carne e ossa, da questo punto di vista è un pochino più semplice. Certo, perché doppiare i cartoni devi guardare dagli occhi. E beh, sai, il cartone qualcosa devi comunque anche tu inventare, perché molte volte sono caratterizzati, insomma hanno delle missioni particolari, insomma, da questo punto di vista è più stancante, ecco, diciamo, il cartone. Certo, l'attore è un'altra cosa, cioè la bellezza e le emozioni che ti dà doppiare un film e doppiare un attore bravo, insomma, è tutta un altro mestiere, diciamo. Già. Io cercavo delle frasi da Fight Club da citare e mi sono accorto che le tue battute più belle sono con voce fuori campo. Te ne ricordi qualcuna? Allora, io ho 58 anni e sono anche un po' rincoglionito, bisogna dire. No, non mi ricordo le battute. Anche perché stiamo parlando di Fight Club, credo di averlo doppiato 20 anni fa. Che è del 90, 99. Credo di sì, insomma, dovrebbe essere. Quindi, insomma, stiamo parlando veramente di età, cioè non me lo ricordo veramente. Sono, da questo punto di vista, chiedo venia, chiedo perdono. A me piace molto questa. Nessuno era il perno del Fight Club, tranne i due uomini che si battevano. Bellissimo, bellissimo. E poi Fight Club, la genialata di Fight Club, secondo me, è che stiamo parlando di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Sì. C'è una cosa che è stata scritta nel 1800 ed è talmente geniale, perché il film ti frega, non te ne accorgi fino alla fine. Alla fine ti rendi conto di aver visto semplicemente Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Certo, sì. Che cosa ti piace fare quando non lavori? Allora, quando non lavoro mi piace viaggiare, ho questo brutto vizio, mi piace molto viaggiare, che è una cosa, sì, infatti, viaggio, questa cosa me l'ha un po', diciamo, insegnata, tra virgolette, mio padre, che era anche lui un viaggiatore, e devo dire che viaggiare è una bella sensazione, non tanto per il gusto proprio di vedere le cose, ma anche il vedere gli altri modi di vivere, di pensare e non giudicare, osservarli, perché comunque ti apre la testa, che noi molte volte magari viviamo qui con le nostre abitudini e critichiamo gli altri perché fanno delle cose che ci sembrano strane, no? E invece è molto bello viaggiare e capire, parlare con le persone e renderti conto che esistono tante realtà che sono diverse dalla tua e assolutamente tutte rispettabili, tutte molto belle. Hai doppiato anche Owen Wilson in Starsky Hutch, Due Cavalieri a Londra, Il Giro del Mondo in 80 giorni, Wonder e in tanti altri. Come per Edward Norton, lui è un altro attore che dividi con Massimiliano Manfredi. Nel caso di Gran Budapest Hotel, per esempio, era obbligatorio perché c'erano entrambi gli attori che dividete, Wilson e Norton. Ti piace doppiare questo attore? Sì, è carino, è divertente, un po' più per, diciamo, un po' più film un po' più leggeri, ecco, diciamo, un po' più portato per la commedia, insomma, perché ha una faccia un po' particolare, insomma. No, è divertente, devo dire, è divertente con Wilson. È vero, dividiamo un sacco di attori io e Massimiliano, hai ragione.
però Wonder è un film davvero commovente. Ti capita di emozionarti mentre stai doppiando qualcuno? Guarda, mi è capitato, sì, mi è capitato alcune volte. Mi è capitato, per esempio, su doppiando American History X, che secondo me è una delle più belle prestazioni che ha fatto a me, che ha fatto Edward Norton, perché cioè, era una cosa fantastica. E mi sono emozionato anche sull'ultimo, quando ho doppiato l'ultima volta Steve Carell, Benvenuti a Marwen. Ah, mamma mia. E lì mi sono emozionato perché devo dire c'erano delle scene che erano molto, molto, molto belle. Già. Ti piace andare al cinema? Qual è il tuo genere preferito? Allora, guarda, io sono stato un grande fruitore di cinema fino a una certa età. Perché purtroppo questo mestiere, il fatto di vedere tutti i giorni, lavorare sul film, lavorare su telefilm, lavorare su tante cose, e poi nel tempo libero io non guardo serie, non vado più al cinema, comincio ad avere un po', ogni tanto mi capita di vedere un film particolare, però sai quando cominci proprio a essere un po', non dico pieno, però lavorandoci, quando vedi, mi capita tante volte di vedere una serie, dopo 5 minuti già capisci dove vogliono andare a parare, capisci qual è il problema, perché certo, lo vivi talmente dall'interno il lavoro, che delle volte, capito, vedi una cosa e dici vabbè, ma già ho capito la storia, comincio a sorprendermi un po' meno, delle volte infatti rimango, quando vedo qualcosa di particolare che mi sorprende, mi entusiasmo, perché vuol dire che hanno fatto qualcosa di nuovo, che oggi come oggi è un po' difficile trovare, sono un po' sincero, è difficile trovare una cosa che ti dà, che dici, oddio, è una cosa nuova, sono un po' cose un po' già viste, ecco, diciamo, un po' già viste. Pensa che io vedo film al cinema e vedo anche tante serie TV. Ma tu sei giovane, tu devi vederli. Tu sei giovane, sei tu il futuro, capito? Sì, e sono di tutto, vedo di tutto io. Bravissimo, fai bene. Sì. Buoni o cattivi? Chi preferisci doppiare? Assolutamente i cattivi, sono più divertenti. Il buono, scusami il termine, ma sono una rottura di coglioni. Ah, no, i cattivi sono assolutamente più divertenti, sono un'altra cosa, dai, più bello doppiare il cattivo. Va bene, dai. Non possiamo dimenticare che sei la voce di Matthew Perry, ovvero Chandler Bing, nella famosissima serie Friends. Una serie sempre al top delle classifiche di gradimento da ormai più di 20 anni. Il tuo personaggio era il più tagliente, ironico e a volte cinico, ma sotto sotto, cosa nascondeva? Allora, Matthew Perry, è un attore con cui io sono cresciuto, avendolo doppiato per 10 stagioni di Friends e per anche, credo, 4 o 5 film che ha fatto. Allora, io lo trovavo un grande cabarettista, aveva dei tempi comici che per me erano fantastici. Ecco, era uno di quegli attori che mi ha sempre sorpreso, mi faceva molto ridere per questo, perché era sempre sorprendente, non era mai scontato. E ne parlo al passato non perché è morto, ne parlo al passato perché diciamo che quando abbiamo fatto la reunion, non so se hai visto che hanno fatto questa specie di documentario, sembrava un po' l'ombra di se stesso, onestamente, sembrava un vecchio signore che stava lì al tavolino del bar con dei vecchi ricordi, insomma. Ed è un peccato perché, insomma, è veramente stato un grande attore. Credo che abbia avuto anche grossi problemi di, non so se alcol o tossicodipendenza, insomma non è che ha avuto una vita fortunata, insomma. Però devo dire che negli anni che ha fatto Friends, ha fatto dei film, mi divertiva tanto, mai scontato, ecco, questo sì, devo dirgli, mi ha insegnato tante cose anche sulla recitazione. Che ricordi hai di quella serie? Non ho capito, scusami. Dico, che ricordi hai di quella serie? E di quegli anni?
Allora, di quella serie mi ricordo che quando la doppiavamo con Rossella, Simone, Barbara, eccetera, eccetera, eravamo, calcola che io insomma con Simone e Rossella ci frequentiamo anche al di fuori del lavoro, quindi poi c'era Vittorio, che lo saluto caramente, insomma ci siamo sempre frequentati anche al di fuori del lavoro, Eleonora, che frequento tuttora. Quindi sembravamo come se fossimo degli amici che stavano doppiando una serie che parlava di amici. Quindi eravamo molto legati in quegli anni. E poi chiaramente si cresce, si mette su famiglia, si fanno i figli un po', diciamo, ti dividi, interessi diversi, eccetera, eccetera. Però devo dire, è stato un bellissimo periodo della mia vita, quello del doppiaggio dei Friends. E ho un ottimo ricordo di questo. Il provino per cui hai faticato di più? Il provino per cui ho faticato di più. Bella domanda, non me l'ha mai fatta nessuno, non ci ho mai pensato. Sai che non. Ci devo pensare un attimo, perché non è proprio il provino per cui ho faticato di più. Non lo so, perché adesso che mi sta venendo in mente, in effetti. Per quegli attori che mi hai nominato, poi non ho mai fatto provini, perché sono attori che ho preso che erano abbastanza giovani e poi ho continuato a farli. Però ti posso dire una cosa, ti ho sentito nel provino di Toy Story 4, nel trailer, però ha vinto Nanni Baldini, quando Sì, facevo con il vabbè, mio ci pupazzo. stava benissimo. Come fate ad avere il provino? Scusa. No, il trailer. Ah, il trailer, sì, no, no, il trailer l'ho fatto io. Sì, no, vabbè, ho fatto solo il trailer, ma questa è una cosa che poi succede, a volte si fanno i trailer e poi magari chi si occupa del film se ne occupa un'altra società, un altro direttore, quindi può succedere questa cosa, non è, cioè, è una cosa normale nel nostro lavoro, insomma. Per esempio, quando si fanno le giornate del cinema, si fanno molti trailer e magari il doppiatore è occupato, non c'è. Comunque tu il trailer lo devi mandare alle giornate del cinema, quindi magari lo fa un altro e poi il film lo doppia, la voce quello che l'ha sempre doppiata. Non è una cosa che ci sconvolge, cioè per noi è una cosa abbastanza normale. Di solito si tende a farlo fare alla voce che poi doppierà il film, insomma, però può succedere, può succedere. Ha dato la voce anche a Steve Carell nei due capitoli di Una settimana da Dio, Sì. Benvenuti a Marwen, Crazy Stupid Love, Little Miss Sunshine e in tanti altri. Un attore che non ha raggiunto da giovane il successo, ma che io trovo incredibile, per la sua grande quantità di registi dal comico al drammatico. The Morning Show è stata descritta come la vita di persone che aiutano gli Stati Uniti, si svegliano al mattino e si scontrano contro sfide uniche. Di cosa parla questa serie distribuita da Apple TV Plus e perché vale la pena vederla? Guarda, perché solo perché c'è lui, solo perché c'è lui. No, devo dire, lui, io trovo che lui abbia una cosa fantastica. Lo sai chi mi ricorda? Io non so, probabilmente l'avrei sentito nominare, però poi ci sono cresciuto. Buster Keaton ha una faccia che io trovo pazzesca, cioè riesce a mantenere delle volte una faccia quasi priva di emozioni, di espressioni e trasmetterli solo con gli occhi. Ed è una cosa che, insomma, pochi attori riescono a fare. E lui, devo dire, ci riesce, insomma. Io mi ricordo, pensa, la scena, quella della settimana d'addio, quando comincia a parlare tutto strano, no? Perché è la cosa che gli chiedono tutti, ah, ma quando hai fatto quella? Vabbè, me la chiedono tutti. E devo dire, il direttore era Marco Media, ancora me lo ricordo. E insomma, vedemmo quella scena, infatti rimanemmo un po' così, e dice: Madonna mia, ma come facciamo? Come facciamo? Ho detto: Vabbè, guarda, mi sono preso il copione, era tutta questa scena qui. Un po' ho cercato di impararla a memoria, dopodiché ho fatto: Vai, manda, e sono andato a memoria cercando di seguire quello che faceva lui, perché era una cosa talmente assurda, però fatta con dei tempi pazzeschi, pazzeschi. Cioè, la vedi oggi che è una scena di quanti anni fa?
Abbiamo pure quelli di almeno una ventina d'anni fa, forse 15, non lo so. Fa ancora ridere, quella scena fa ancora ridere, è pazzesco. E certo. E ci sarà una terza stagione? Lo sai che non lo so, non lo so, onestamente non lo so. Questo Vabbè. non te lo so dire. Scusami, perdonami, ma non lo so. No, no, anzi, anzi, grazie. E a Steve Carell ti sarebbe piaciuto doppiarlo anche in The Office? Guarda, io la serie, sono sincero, non l'ho visto. Credo che l'abbia doppiato Guerrieri, Vittorio. Guerrieri, sì, l'ha doppiato Guerrieri. Ma guarda, io l'ho visto doppiato da lui, ci sta benissimo. Cioè, poi sai cos'è? Se ti mettono su un attore, sicuramente ci stai bene. Quindi non è che se c'è una voce che è fissa su un attore, succede insomma che un attore venga doppiato da due, anche tre persone. E magari ci stanno bene lo stesso, insomma, non è Certo, sì. certo, non succede niente. Sì, certo, egoisticamente sono sincero, mi sarebbe piaciuto doppiarlo anche lì, però devo dire, chapeau a Guerrieri, l'ha fatto molto bene, quindi insomma, buon per lui. Beh, Perché magari ti saresti divertito. sì, comunque l'attore è divertente, è un attore veramente che ti dà veramente tanta roba, tanta roba. C'è una battuta di un film che ricordi a memoria e che ti andrebbe di recitarci? Però tu sei un disgraziato. Stai lì a cercare di mettermi in difficoltà con la mia memoria. No, Pazzesco. anzi, vabbè, allora faccio un'altra domanda. Allora, Dimmi rimani e una faccio un'altra battuta che domanda. ti ricordi, io se vuoi te la ridico, perché sono, te l'ho detto, sono No, oramai no, dai. nell'età del rimbambimento. No, Massimo, scusami allora. Allora ti chiedo scusa, così per perdonarti, ti faccio allora un'altra domanda. Hai dato la voce anche a Jason Sudeikis nei due capitoli di Come ammazzare il capo e vivere felici, Masterminds, i geni della truffa e Ted Lasso e in molti altri. Che Ted tu pensi Lasso, ti ho mai citato, Ted Lasso, che carino. Ted Lasso è carino, è divertente, mi sono tanto divertito. Ecco, qui ti posso dire che credo che ci sia la terza serie. Credo che si farà la terza serie probabilmente forse la comincerò a doppiare il mese prossimo, non lo so, o fra un paio di mesi. La serie è troppo carina. Ecco, quella è una di quelle serie che mi ha sorpreso. Vedi? Perché E ti piace Sudeikis? era una situazione un po' diversa dalle altre. Quella mi ha sorpreso. Mi ha Certo. sorpreso molto. Sì. E Sudeikis come attore ti piace? Su? Sudeikis, il cognome è il suo, è così il Sì, suo. assolutamente. Vabbè, è bravissimo. Lui è un altro che veramente, devo dire, è molto, molto, molto bravo. Sì, è vero, l'ho doppiato, credo che era Come ammazzare il capo e vivere felici, se non Vivere sbaglio. felici, Vero? sì. Esatto, mi sa che l'ho doppiato lì per la prima volta, non Sì, me lo ricordo, mi pare di sì. Beh, vabbè, è proprio un grande da commedia, è proprio da commedia lui. Per quello esattamente. quando mi hai citato Ted Lasso ho detto, beh, lì si vede proprio come un attore su una serie riesce proprio a fartela cambiare, perché credo che abbia preso anche dei premi lui per quella serie. Pare di sì, Come, anche. credo di sì, proprio la serie ha Però preso dei premi, io devo che lui ancora vederla questa serie. serie credo abbia preso dei premi, perché è fatta molto bene, devo dire, mi è piaciuta molto. E ci credo perché ancora io devo vederla questa serie. E allora sbrigati, magari la levano, sbrigati. Certo, ma tanto la recupererò al più presto. Sì. Ti piace la musica? Che cosa ascolti? Io sono vecchio, io ascolto i Queen. Ah, grande! Io sono vecchio. E infatti ho questa continua diatriba con i miei figli che sentono tutta questa musica di oggi che io per miei limiti di età non capisco. La trappa, ad esempio. E quindi li obbligo in macchina a sentire la musica che piace a me e loro dopo un po' si rompono. Mi dicono, ah, senti questa. Mi fanno sentire questi rap che mi annoiano mortalmente. Però ci sta. Ci sta, è una lotta impari generazionale. Vinceranno loro perché un bel giorno non ci sarò più. Adesso veniamo ad una serie che definirei leggendaria.
per ascolti e diffusione a livello mondiale. Parliamo del Trono di Spade. Tu hai doppiato Dito Corto, impersonato da Aidan Gillen, nel ruolo di Petyr Baelish, uno dei personaggi più longevi della saga. Un ruolo affascinante proprio per la sua capacità di resilienza e determinazione. Ami il genere fantasy? Allora, sì, lo amo molto, mi piace, però ho trovato che negli ultimi anni il genere è diventato un pochino troppo, aspetta, cerco di trovare il termine giusto, oscuro, nel senso, mi spiego. Si tende a cercare di complicare molto le storie, parlo a livello proprio di sceneggiatura, e per cui o sono io che ho dei limiti e faccio un po' fatica a seguire, oppure devi essere proprio, cioè devi vedere le puntate 2-3 volte, perché è tutto molto non facile da seguire, devo dire, con tutto che il Trono di Spade è veramente chapeau, girato benissimo, con delle location fantastiche e con un bellissimo parco attori, insomma. Però ho detto, l'unica nota che ti posso dire un po', sono un pochino, ecco, c'è un po' una tendenza, no, a fare anche su altre serie che ho visto di dei gialli, delle cose di investigazione, vanno a far capire poco, e poi che quando si svolge l'azione, poi dopo 4-5 puntate cominci a capire. Insomma, questo ho trovato, trovo un po' che ci sia questa tendenza, questo indirizzo. Ci racconti del tuo personaggio? Allora, guarda, l'attore è molto bravo. Devo dire, ecco, che avevamo delle volte delle difficoltà anche in sala a seguire i dialoghi, perché dovevamo sempre capire, infatti per quello che c'era una persona proprio messa lì per cercare di spiegarci, perché c'erano delle cose con dei riferimenti eccetera eccetera, perché non era facile da capire, cioè ogni volta veniva a spiegare, guarda, questo significa questa cosa qua perché è riferita a quello e quell'altro, quindi per quello che il discorso che ti avevo fatto prima, era tutta questa cosa non è facile, però devo dire il successo che ha avuto è incontestabile, quindi sicuramente anche il target del pubblico è un target più giovane di quello che sono io, insomma credo che sia un target che va dai 15-14 fino ai 30 anni, che poi sono quelli che poi vanno al cinema. Quello che dico sempre io, quelli che vanno al cinema sono i miei figli, capito? Ed è giusto così, perché all'età loro andavo al cinema. Io mi ricordo che delle volte mi facevo sabato e domenica, andavo a vedere 3 film al cinema, capito? Uno dietro l'altro, come un pazzo. Ma è giusto così, dai, è normale. Una domanda che ho fatto anche ad altri tuoi colleghi. Sì. Quando avete cominciato a doppiare questa serie, avevate già la percezione di stare partecipando a qualcosa di così grande? No, perché ti dico un'altra cosa. Allora, molte volte al doppiaggio capita che noi stiamo doppiando qualcosa e ci sembra bellissimo. Dici, mamma mia che bello questa cosa. Dopodiché lo vedi di seguito e perde completamente il fascino che aveva la lavorazione, cioè la sensazione che hai avuto in sala. Non mi chiedere perché, è un mistero. Delle volte invece pensi che sia una cosa, ma così, diciamo, ma com'è? Ma non è male sto film, e magari fai il botto e diventa un film cult, capito? Sì, sì, ma è vero, cioè succede. E quindi delle volte il fatto di lavorare, vederlo a pezzi e non vederlo tutto di seguito, hai una sensazione contraria a quello che poi magari è il successo del prodotto. Certo. Adesso, riprendendo, Massimo, come definiresti la tua voce? Come definirei la mia voce? Guarda, io devo dire che ho, secondo me, una grossa fortuna. Mi incollo molto sulle cose che faccio.
cioè mi è capitato di fare attori completamente diversi, di età diverse, e comunque riuscire a incollarmi. Questa è una grossa fortuna per un doppiatore, perché vuol dire che riesci a coprire un arco molto più grande di personaggi, e quindi puoi essere più facilmente distribuito su tanti attori, su tanti personaggi. Sei più un primo attore, un caratterista o... Allora, guarda, io ho doppiato sia primi attori che caratteristi, quindi come te posso dire, sono un jolly? Ecco, diciamo che sono un jolly, perché ho fatto i primi attori, però sai, la voce classica da primo attore è quella di Luca Ward, per capirci. Ho fatto i caratteri, ma la classica magari voce da caratterista è quella di Nanni Baldini. Diciamo che io mi pongo lì in mezzo e copro un arco abbastanza grande di personaggi, per cui riesco a spaziare abbastanza. Però sono sincero, se per divertimento mio personale preferisco, come dicevi prima tu, i cattivi e fare i caratteri, molto più divertente. Perfetto. Adesso parliamo di una serie che ama mio padre e l'ama alla follia, perché tu hai dato la voce a Jason Bateman in Ozark, oltre che in The Outsider e Juno, e in tanti altri. In Ozark lui è davvero fantastico, come tutto il cast del resto. Il modo in cui riesce a districarsi di fronte a tanti guai e pericoli è davvero da grande attore. Adesso però è finita. Provando a non fare spoiler, anzi lo diciamo subito, attenzione spoiler! Mi parli di Ozark? E mi dici se il finale ti è piaciuto, se l'hai trovato coerente? Allora, a me Ozark come serie non mi fa impazzire. Devo dire, è girata molto bene, però proprio questo è un mio gusto personale, non mi fa impazzire. Lui, devo dire, che è molto bravo, molto, ma molto bravo. E, sai cos'è che non mi fa impazzire? È il tipo di argomento di Ozark, che... non è un argomento che a me interessa più di tanto, insomma. È una situazione molto, molto particolare americana la finanza, queste cose, è una cosa proprio molto loro. E, devo dire, è girata molto bene, gli attori sono fantastici. Mi è piaciuto anche molto doppiarla, sebbene non mi interessasse poi tantissimo l'argomento, però tutti mi dicono, guarda, è bellissima, bellissima. Io ci credo, chapeau. Perché sarà sicuramente bella. Io credo di aver visto 2 o 3 puntate, poi ho detto sì, no, molto bravi, però non mi prende, non mi interessa, però veramente è una cosa mia personale, di gusto personale. Ho dei gusti molto particolari sulle serie e sui film. E, no, non posso spoilerare nulla. Cosa devo spoilerare? Non si può, ma se sei pazzo, noi firmiamo delle cose in sala... che non parleremo mai del prodotto e di come va a finire, ma non si può chiedere di spoilerare qualcosa, dai. Lo doppierai ancora? Ma io spero di sì, anche perché, sai, doppiare un attore bravo è sempre una bella cosa, si impara sempre. Lui, devo dire che... poi, cioè, ecco, lui l'ho visto veramente spaziare... anche anche su cose molto, molto comiche fino a cose molto serie. Devo dire che è veramente un attore completo da questo punto di vista. A me piacciono molto questi attori che hanno il coraggio di non rimanere legati a un genere, ma che spaziano su tanti generi. Devo dire, ottime scelte. Certo. La cosa più strana che ti è capitato di doppiare? GTO. Gritti Geronitica. Ah, sì, sì. Roba tua questa, Questa è roba tua. No, ora forse ho capito. Strana, e devo dire, mi sono divertito anche molto a farlo, perché era un personaggio completamente matto, folle, e mi sono divertito molto. Va bene. Senti, hai scheletri nell'armadio?
per esempio un film che ti vergogni di aver doppiato o perché non, no, ti sei, non ti è piaciuto o perché non ti è piaciuto il film? Guarda, no, nel senso che, guarda che di immondezza ne ho doppiata tantissima, eh. Cioè, ho fatto della roba inguardabile, però fa esperienza, cioè il calciatore di Serie A ha cominciato a giocare nelle squadrette della parrocchia, quindi secondo me il mestiere si impara, cioè devi fare la gavetta, devi doppiare della monnezza per poi diventare più bravo nel fare le cose belle. È importante fare cose brutte invece, secondo me. Bisogna farle e non bisogna vergognarsi, assolutamente. Bisogna, perché questo è un mestiere che si impara. Io ancora sto imparando, cioè io imparo tutti i giorni questo mestiere. Ogni volta che entro in sala, anche io rubo dagli altri, perché se uno fa una cosa che mi piace, la sento, io rubo, io la rifaccio, non mi interessa. Questo è un mestiere che si fa così, si ruba dagli altri. Giusto. E dei cinecomics cosa ne pensi? Dei cinecomics? Sì, è il film tratti dai fumetti. Ah, guarda, allora, secondo me poteva essere un'operazione giusta. Mia opinione personale. Io ho un problema, è che quei fumetti io li ho letti quando avevo 7-8 anni. Cioè, i vari Capitan America, Spider-Man, i Fantastici 4, io li leggevo, io li compravo, io me li leggevo in cameretta. E quindi avevo un'immagine di questi personaggi data dal fumetto. E quando hanno fatto il film, secondo me, non era la stessa cosa del fumetto. Cioè, era diverso. Per cui io che li ho visti e li ho vissuti in prima persona, per me è stata, diciamo, tra virgolette, non esageriamo, insomma, una delusione, nel senso che li guardo e dico no, non è quello che io ho vissuto quando ero bambino. Chi invece non ha conosciuto il fumetto, perché i fumetti, stiamo parlando degli anni 70-80, chiaramente vede un film con degli effetti speciali che sono pazzeschi, con dei personaggi che sono stupendi, sono divertentissimi, chiaramente, per chi li vede. Io chiaramente ho una visione diversa, cioè io l'ho letto quei fumetti, insomma è come se tu mi fai, cioè io sono cresciuto con Alan Ford, mi fai un film su Alan Ford, io ho letto tutti i fumetti di Alan Ford o di Tex Willer, io sono cresciuto con queste cose, capito? Quindi chiaramente è difficile che mi fai un film o una serie e mi colpisci o mi dici ah che bello, perché comunque io qui c'ho tutta la mia immaginazione, tutta la mia fantasia che mi sono fatto col fumetto. Certo. Hai doppiato Mark Strong nel ruolo del dottor Sivana in Shazam. Mark Strong trovo che sia un attore poco sfruttato rispetto alle sue potenzialità. Sei d'accordo con me? Lo sai che sì, allora l'ho doppiato anche in altri film, se non mi ricordo, che era Sherlock Holmes, mi sa, Lanterna Verde forse. Sì, bravo. Sì, bravo, bravo, lo sai che hai detto una cosa giusta, è vero, secondo me non ha fatto molte cose, è vero, poteva essere stato sfruttato di più, perché ha una faccia particolare, perché ha una bella tensione, ecco, è uno che... c'ha molta tensione quando recita, devo dire bravo, bravo anche lui, è vero, non ci avevo fatto caso, non ha fatto tantissimo, diciamo ecco successo, insomma, anche se ha fatto filmoni pazzeschi anche lui, però devo dire, è vero, poteva essere sfruttato un pochino di più, è stato sfruttato poco. Certo, siamo quasi alla fine e parliamo di animazione. Come personaggi di animazione hai doppiato Vegeta in Dragon Ball Z, la battaglia degli dei, e Rick Mitchell nei Mitchell contro le macchine. Quali di questi due personaggi ti è piaciuto di più doppiare? E perché? Poi ti dico di che anni stiamo parlando? Perché allora, ti odio, mi stai tirando fuori della roba fortissima. Dragon Ball Z è del 2014 e i Mitchell contro le macchine è dell'anno scorso.
No, questo me lo ricordo che l'ho doppiato l'anno scorso, questo me lo ricordo. Vegeta di che anno è? Scusami. È 2004. Allora, Dragon Ball è stato sempre negli anni 2099 e adesso ho fatto nuove generazioni con alcuni film doppiati a Roma. E tu hai doppiato Vegeta che è tutto vestito di blu. Ah, sì, ho capito, ho capito. No, vabbè, guarda, devo dire che forse quello che mi ha colpito di più è stato Vegeta, devo dire. Sì, ma è quello che mi ha colpito di più perché era un po' personaggio strano, insomma, particolare, sempre un po' psichedelici sti personaggi, perché tutta questa roba manga giapponese per me sono un po' dei misteri, però, insomma, ti ho detto, ci sono anche delle cose divertenti, come ti ho citato prima, GTO, che invece, ma quello mi ha divertito da morire, oppure che ne so, che era un altro, mi pare Cowboy Bebop, per esempio, con quella mi sono divertito tantissimo a farlo. Pure quello era un personaggio un po' molto cinematografico, anni 80-90, insomma, era particolare. E l'Orso Yogi come parlava? Vabbè, ma l'Orso Yogi era, ma è bellissimo l'Orso Yogi, dai. Anche perché io ci sono cresciuto, ero bambino quando vedevo l'Orso Yogi, quando mi hanno detto di doppiare l'Orso Yogi sono impazzito, ho detto ve lo vengo a fare gratis, dai. Certo. È bellissimo, con questa voce, dai, è fantastico. Doppia anche Pucci adesso, Fabrizio Pucci lo doppia. Sì, l'ha doppiato non film, l'ha doppiato Pucci, sì. Sì, pensa, abbiamo fatto il provino e hanno voluto Pucci. Capita nella vita, capita, va bene così. Non è che l'ha fatto l'ultimo arrivato, stiamo parlando di Fabrizio Pucci, insomma, certo. Bravino, dai, su. Cosa consiglieresti ai giovani che vogliono accostarsi al mondo del doppiaggio? Allora, oggi sono un po' cambiate le cose, perché una volta si andava in sala, si seguiva, eccetera, eccetera. Oggi purtroppo con i tempi che ci sono bisogna essere un po' arrivare in sala, che bisogna già sapere, conoscere e fare questo mestiere. Quindi, mentre 20 anni fa avrei consigliato di non fare una scuola, ma di mettersi in sala dietro a seguire, rubare e cercare di imparare, oggi devo dire invece meglio fare una scuola e poi dopo andare a seguire in sala. Magari cercare di avere qualcuno, ecco, che ti fa seguire dei turni, eccetera, perché questo mestiere ti fa molto rubando tanto dagli altri. Io ho rubato tantissimo da tanti grandi attori e devo dire grazie a loro sono diventato quello che sono, perché questo è un mestiere che si fa così, ma credo come tanti altri mestieri, non solo il doppiaggio, credo qualsiasi mestiere. Cioè, se io voglio fare il falegname, vado a lavorare da un falegname, rubo la sua arte e poi comincio a farla da solo, fa parte della vita, è normale. Questo è, ecco, anche il nostro lavoro è un po' un lavoro, passami il termine, artigianato. Il nostro è un lavoro che è ancora un lavoro da artigiani, e quindi si fa imparando, rubando, prendendo e rifacendo, e vedere poi come il mercato risponde, cioè se funzioni, se non funzioni. È proprio, sì, è proprio, mi piace molto che sia ancora un lavoro da artigianato. Da chi hai rubato di più? Vado da Giorgio Piazza, da Cesare Barbetti, da Roberto Chevalier. Sono questi che mi hanno insegnato il mestiere. Grandi artisti. Infatti devo dire, li ringrazio. A cosa stai lavorando adesso, se si può dire? A cosa sto lavorando adesso? Guarda, sto facendo una serie, non è che ne potrei parlare molto, sto facendo una serie francese divertente per la Disney, e poi sto dirigendo un film per Amazon. Notare che non ti sto dicendo titoli, non ti sto dicendo nulla. Bravo. Perché non si può. E poi, insomma,
altre varie lavorazioni o di piccole serie o di cartoni, insomma, cose così, insomma, cose che si fanno di grosse cose. In questo momento, adesso prossimamente non ho grossi film da fare nei prossimi, almeno nei prossimi 15 giorni, 3 settimane. Certo. C'è un personaggio tra quelli che hai doppiato che ti somiglia o a cui ti piacerebbe somigliare? Personaggio? Sì. Personaggio. Ma guarda, un personaggio che mi piaceva molto era quello di Edward Norton nel film L'Illusionista. Bellissimo personaggio. Sì. Grande fascino. Quando insomma, lui che fa tutta questa cosa per gestendo come se fosse una sorta di spettacolo praticamente tutto quello che succede nel film, devo dire. E veramente grande personaggio, quello mi è piaciuto veramente tanto, mi ha divertito molto. Bello. C'è un attore tra quelli che hai doppiato che non abbiamo menzionato di cui ti piacerebbe parlarci? Uno che non, di cui non abbiamo menzionato, fammi pensare. Ma forse un altro che per esempio mi è piaciuto fare è Timothy Olyphant. L'ho fatto in due serie, mi pare anche in un paio di film, e c'ha una faccia proprio particolare, perché sembra sai quegli attori con queste facce molto scavate, molto, molto particolari, americane, del sud degli Stati Uniti, insomma, queste facce molto vissute. E devo dire che è un attore che mi piace. L'ho fatto sia su una serie comica, se non mi ricordo male, e sia su una serie invece dove c'era proprio una specie di cowboy. E devo dire che attore particolare, che non se ne vedono più così. È Justified. Così Justified. Justified. Quella è la, ecco, bravo. Justified era la serie quella un po' ambientata, credo, in Alabama, non ricordo se era ambientato in Alabama, non me lo ricordo. E poi ha fatto una serie invece comica dove c'era la moglie, diventava uno zombie, e quindi le doveva portare da mangiare. Una serie comica troppo divertente, insomma. Però ecco, particolare anche lui, ecco, l'ho visto passare e fare dei generi completamente differenti uno dall'altro. Se tu non fossi Massimo D'Ambrosis, chi o cosa avresti voluto essere? Il gabbiano Jonathan Livingston. Il gabbiano Jonathan Livingston. Va bene. Con la voce di quale personaggio vorresti fare un saluto a tutti gli amici di UDub? Ma forse con la voce di Matthew Perry, perché diciamo che è un po' l'attore che mi ha accompagnato, insomma, in grossa parte della mia carriera, e quindi saluto a tutti da Matthew Perry. Oh mio Dio! Grazie Massimo della tua grazie simpatia a te, Matteo. E disponibilità. Scusami? Dico, della tua simpatia e disponibilità. Ah vabbè, ma grazie a te Matteo, invece mi ha fatto molto piacere, e continua, perché la passione verso questo mestiere è quello che ci dà linfa e benzina a noi. È il momento dei saluti. Spero che questa chiacchierata vi sia piaciuta. A tutti gli amici di UDub, appuntamento alla prossima intervista. E mi raccomando, continuate a seguirmi e iscrivetevi tutti al mio canale YouTube. Aspetto tanti like e molte condivisioni.
siamo arrivati a 1660 iscritti, sono felicissimo, ciao. So no one told you life was gonna be this way.